13 giugno 2015, dichiarazione di Napoli, preambolo. Nell'anniversario del referendum 12-13 giugno 2011, con il quale 27 milioni di cittadini in tutta Italia, dal sud al nord, hanno manifestato la volontà che l'acqua sia riconosciuta come diritto fondamentale dell'umanità e sia sottratta al mercato. Da Napoli, unica grande città italiana ad aver rispettato l'esito referendario, parte l'appello rivolto al Parlamento, al Governo, a tutte le regioni d'Italia, ai comuni, affinché rispettino la volontà popolare, seguano l'esempio di Napoli, riconoscendo agli uomini e alle donne di questo paese il diritto all'acqua e con esso il diritto alla vita. È il quarto anniversario dei referendum sull'acqua pubblica, ma ciò che accade nel centro-sud in tema di privatizzazioni continua ad andare nella direzione opposta. Accaparramento delle fonti da parte delle multinazionali cui affidare la gestione dell'intero servizio idrico con profitti enormi e controllo politico dei territori, gestione proprietaria dei beni della vita nelle mani delle lobby che hanno già in mano regioni come Lazio, Molise, Calabria e Sicilia. È quanto emerge dal documento che il Coordinamento Campano per la Gestione Pubblica dell'Acqua ha predisposto questa mattina a Palazzo San Giacomo insieme con sindaci, parlamentari, istituzioni, coordinamenti, comitati, associazioni e reti per promuovere instancabilmente la gestione pubblica del sistema idrico, la partecipazione dei cittadini alla tutela dell'acqua, degli individui e dei diritti delle generazioni future. Un tema affrontato non a caso a Napoli, l'unica grande città in Italia che ha avuto il coraggio di obbedire al referendum. È un appello a tutti per andare in questa direzione, perché oggi noi qua stiamo per festeggiare la vittoria del referendum a tanti anni di distanza, a festeggiare il fatto che la città di Napoli è la prima e unica grande città ad aver attuato la volontà referendaria, però anche ad alzare alto il monito ad altri perché vadano in questa direzione, perché il dato tutto sommato è sconcertante. Che le altre città medio-grandi non siano andate in questa direzione, che ci sono regioni che cercano di strangolare questa esperienza così importante per ogni essere umano, che è quella dell'acqua accessibile a tutti, senza alcuna discriminazione e differenza e distinzione di censo, di provenienza, di razza. L'acqua deve essere bene comune in tutto il mondo, quindi è un appello globale che va anche oltre i nostri confini e poi l'impegno mio personale non solo a portare la vittoria napoletana ovunque, ma a portare questa esperienza nella città metropolitana e poi una lotta politica e una sollecitazione istituzionale affinché il nuovo presidente della regione faccia esattamente l'opposto di quello che ha fatto Caldoro, cioè quello invece di andare nella direzione contraria all'acqua pubblica. Noi vogliamo che anche la regione Campania e anche tutti i comuni della nostra regione adottino l'esempio e la strada del comune di Napoli, dei movimenti referendari, dei cittadini, del Consiglio Comunale di Napoli. Quindi Napoli secondo me in questo è stato veramente di esempio. L'acqua primo bene comune, che la città di Napoli è in prima linea in questo, è un motivo per noi napoletani di grande orgoglio.